La scuola è un pilastro di questa Repubblica, è un pilastro della democrazia e noi non accettiamo che venga ridotta all'ultimo fanalino di coda di un treno sgangherato con un guidatore incapace. Sit-in di protesta questa mattina alle 11, quando docenti, famiglie e studenti aderenti al Comitato Priorità alla Scuola si sono riuniti davanti a Palazzo Raffaello ad Ancona, sede della Regione Marche, per contestare la decisione del presidente Francesco Acquaroli di rinviare a febbraio la ripresa delle lezioni in presenza nelle scuole superiori. Riaprire le scuole è ciò che hanno chiesto a gran voce i manifestanti durante la protesta presidiata dalla Digos, che è proseguita nonostante la pioggia al grido di scuole chiuse uguale giunta Acquaroli incapace, come recitava la scritta su uno striscione esposto davanti alla sede della regione e che si è conclusa con una convocazione dei manifestanti nel pomeriggio da parte del governatore Acquaroli. Anche la consigliera regionale Micaela Vitri si è detta contraria all'ordinanza. Inconcepibile la decisione del governo Acquaroli sulla chiusura delle scuole superiori fino al 31 gennaio, ha commentato. Non capisco perché altre regioni siano pronte al ritorno in aula, ma non le Marche. I ragazzi non possono stare un anno senza andare a scuola e le Marche dovevano farsi trovare pronte il 7 gennaio, come indicato dal governo, per la didattica nelle scuole superiori al 50%. I problemi sono i trasporti e i controlli. Perché allora non siamo davvero attrezzati per garantire sicurezza nei trasporti? Ad esempio Lazio e Toscana hanno aumentato, garantendo il trasporto in sicurezza, il numero di bus con accordi grazie ai privati. Nel Lazio ci sono 600 bus in più, nella Toscana 330 bus in più e quindi viene garantita sicurezza. Dovevamo farci trovare pronti ed è possibile ora tornare eventualmente in classe anche grazie ai tamponi che possono essere effettuati ad esempio nelle palestre e permettere ai giovani di tornare in sicurezza. Quindi ritengo inconcepibile, se la scuola deve essere una priorità, farla slittare al 31 gennaio proprio nelle stesse regioni che invece chiedono di aprire gli impianti sciistici. Per me è inconcepibile, la scuola deve essere una priorità e deve essere garantita la didattica in presenza almeno al 50%.